Sì, grazie Presidente. Anche io per sottoscrivere questo emendamento, ma soprattutto per sottolineare la logica dei due pesi e due misure, perché penso che sia singolare quello che sta accadendo su questo punto, visto che il Vice Ministro appare ai nostri occhi Dr. Jekyll e Mr. Hyde, visto che fino a poco tempo fa da assessore regionale era su un fronte opposto a sostenere esattamente le ragioni alternative alle ragioni che oggi respinge. E mi sembra che non si possa accettare questo, anche perché si evidenzia come nel respingere e non accettare l'invio e il parere della Conferenza Stato-Regioni si vuole esclusivamente creare una condizione per togliere un potere costituzionalmente riconosciuto. Quindi mi sembra anche una modalità sbagliata dal punto di vista del rispetto istituzionale, nella certezza che noi in questo senso possiamo evidenziare ancora una volta come si compie una scelta politica che calpesta i compiti e i confini di carattere costituzionale.